Benvenuti ad Incontro con Dio. In questo appuntamento del tutto particolare che avevamo anticipato domenica scorsa, siamo, come promesso, nel piazzale della Madonnina. Oggi la Chiesa festeggia l'Immacolata Concezione. È una delle tradizionali feste e appuntamenti che la comunità parrocchiale di Santa Caterina Vergine e Martire all'interno appunto della Chiesa del Rosario. È questa appunto messa che si svolge all'aperto nel piazzale dove c'è l'obelisco della Madonna Immacolata all'interno del rione Giacontesi, uno dei quartieri storici della città di Paola, costruita per l'appunto per i ferrovieri. Siamo qui e tra pochissimo avremo anche l'opportunità di sentire il sindaco su questo che è uno degli appuntamenti che anticipa in realtà il Natale. Da oggi ufficialmente iniziano le festività natalizie e vedremo appunto cosa ci dirà il primo cittadino della città di Paola. Noi siamo pronti, tra pochissimo l'intervista, dopodiché seguiremo insieme la cerimonia eucaristica che verrà celebrata da Don Bruno Di Domenico, mentre il coro delle suore domenicane animerà la liturgia e quindi avremo anche l'opportunità di sentire dei bei canti. Tra pochissimo inizieremo. Allora, abbiamo il sindaco, come promesso, per un'intervista che riguarda questo appuntamento tradizionale in questo quartiere storico della città di Paola. È un'emozione particolare che si rinnova nel tempo. Sì, sicuramente un'emozione particolare tra le tante, meno male che abbiamo qui a Paola, insomma, di questo tipo. È un quartiere antichissimo, tradizionale, dove peraltro io ho vissuto tanti anni della mia fanciullezza, come sai bene, e quindi sicuramente sì, sono fra quelle cose che ti fanno sentire particolarmente orgoglioso, contento, insomma, di ricoprire questo ruolo. Ci sono delle difficoltà, ci sono momenti belli come questo, particolare, in cui veramente, insomma, ti senti contento. Il sindaco della città di Paola, in questo caso Basilio Ferrari, e l'amministrazione che guida appunto Basilio Ferrari è molto attenta alle cerimonie religiose che accomunano molte persone all'interno di una cerchia che è quella appunto della comunità parrocchiale. Ma guarda, io, come ho avuto modo di dire diverse volte, è chiaro che rispettiamo ovviamente l'idea, il credo, le convinzioni di tutti, il sindaco è il sindaco di tutti, così come gli altri devono rispettare noi, insomma, che a queste cose ci approcciamo con un rapporto diverso, che è quello dei credenti, insomma, e quindi è chiaro che la comunità tutta vive momenti come questi con grande intensità. Del resto a Paola, l'abbiamo detto in altre occasioni, abbiamo la fortuna di vivere una stagione felice da questo punto di vista, non voglio dire rispetto al passato perché sarebbe insomma antipatico, però sta di fatto che le parrocchie sono davvero vive, dalle porte aperte, insomma, bene addentrate nei meandri della vita sociale, nei vari settori, insomma, ci sono dei sacerdoti che riescono a partecipare in maniera particolare questi sentimenti con tutta la comunità, insomma, è un periodo davvero bello da questo punto di vista. E a tal proposito, la comunità parrocchiale di Santa Caterina Vergine e Martire all'interno della Chiesa del Rosario di Paola ha istituito una, possiamo dire, la mensa solidale, che è un'opera di carità molto ma molto importante. Ci sono delle novità anche per quanto riguarda l'amministrazione comunale, che è andato incontro alla mensa solidale prevedendo che cosa? Ma per quello che abbiamo potuto siamo andati incontro, perché purtroppo molto spesso invece tutto avviene grazie al sacrificio personale, in questo caso di Don Bruno e degli altri volontari dell'organizzazione. Noi abbiamo potuto aiutarli prevedendo uno sgravio per quanto riguarda il pagamento della Tares, proprio per la mensa, in considerazione dell'attività che questa svolge. Questa è un'ottima notizia che sicuramente verrà apprezzata da non solo coloro che fruiscono della mensa solidale, ma soprattutto di chi, tanti volontari, come hai ricordato, che lavorano e continueranno a lavorare all'interno della mensa. Io ti ringrazio e diamo appuntamento ai cittadini, a coloro appunto, ai telespettatori che vogliono seguire la trasmissione, a ascoltare insieme a noi e a partecipare alla Santa Messa. Grazie.
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli, siamo radunati qui in questa piazza per lodare il nome di Maria. Vogliamo in questo giorno così solenne, in cui ricordiamo l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, invocare la sua protezione su tutti noi, su questa città di Paola, sulle forze dell'ordine e sulla anche amministrazione comunale. Vogliamo pregare perché la protezione di Maria si estenda su tutte le famiglie della nostra comunità e possa così portare la serenità dei cuori e la pace dell'anima. Intanto riconosciamoci peccatori, soprattutto per quelle volte che abbiamo attentato alla serenità dei cuori e alla pace dell'animo, soprattutto quando abbiamo turbato la pace anche sociale all'interno della nostra comunità. Potente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
preghiamo. O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Nella prima lettura si ricorda un passo importante della Genesi. Porrò inimicizia tra la tua stirpe e la stirpe della donna. Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L'uomo chiamò sua moglie Eva perché ella fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza agli occhi delle genti, ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Nella seconda lettura, San Paolo Apostolo, scrivendo agli Efesini, ricorda: Cristo Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come anche Cristo accolse voi per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. Le genti, invece, glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: «Per questo ti roderò fra le genti e canterò inni al tuo nome». Parola di Dio.
Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu fra le donne. È arrivato il momento di ascoltare il Vangelo. Ecco, concepirai un figlio e lo darai alla luce. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A questa parola ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio. Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché io non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lì. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli, saluto con affetto il signor Sindaco, che rappresenta tutta la comunità paolana insieme al Consiglio Comunale qui rappresentato. Saluto con affetto ancora le forze dell'ordine, i carabinieri, la finanza, la polizia municipale e particolarmente i vigili del fuoco con il suo comandante. Questa mattina offriranno con noi e per noi questa ghirlanda di rose che vuole rappresentare il nostro affetto, il nostro amore a questa mamma celeste, questa mamma che provvede e pensa e si preoccupa di ogni suo figlio. Ma un saluto particolare e affettuoso lo voglio rivolgere ai nostri cari ammalati che puntualmente ogni domenica seguono la celebrazione della Santa Messa attraverso la televisione. Il Signore è vicino a ciascuno di voi nella sofferenza. E la Madonna certamente vi è accanto come madre buona verso ciascuno dei suoi figli.
Oggi dunque è un giorno di festa, un giorno solenne, ed è una bellissima tradizione che qui a Paola si è voluta ripetere, riprodurre, quanto già accade a Roma. Il Santo Padre Pio XII iniziò a mandare dei fiori alla statua della Madonna che era posta, che è posta sulla stele in Piazza di Spagna. E da lì in poi questa abitudine buona è stata portata avanti da tutti i pontefici, addirittura i papi successivi si recavano ai piedi della statua per omaggiare la Vergine Maria e per pregare per il popolo romano, perché il Papa è il Vescovo di Roma, ma non solo il Vescovo di Roma, proprio perché Vescovo di Roma è il Vescovo, così possiamo chiamarlo, di tutto il mondo. Quindi ai piedi della Madonna il Papa offre suppliche, preghiere per tutti i cristiani e per coloro che non sono evidentemente cristiani. E anche qui a Paola si è voluto, attraverso la presenza di questa stele, riprodurre questo momento di preghiera attraverso la celebrazione eucaristica, e non solo la celebrazione eucaristica ma anche l'offerta floreale fatta appunto dal corpo dei vigili del fuoco. Ecco allora che oggi vogliamo pregare, lo dicevo all'introduzione della messa, per tutta la comunità paolana, per chi la governa, per chi è chiamato a svolgere questo servizio nel governo, perché la Madonna possa illuminarne le scelte e possa orientarne anche i passi. Ma siamo qui per pregare per tutte le famiglie che in questo momento vivono anche momenti di difficoltà, non solo qui a Paola. È un momento difficile in tante parti del mondo. In tante parti del mondo addirittura sono anni che vivono situazioni di precarietà. Guardando situazioni difficili, forse dovremmo evitare continuamente di lamentarci, io per primo. Allora ecco che davanti alla Madonna oggi dobbiamo innanzitutto dire grazie di quello che abbiamo. Dobbiamo ringraziarla per quei doni che abbiamo giorno dopo giorno, non per le cose. Tante volte ci limitiamo a dire grazie o a pregare perché abbiamo bisogno di qualcosa. A mio avviso oggi dobbiamo dire grazie alla Madonna per il dono della famiglia, per il dono dei figli, per il dono della salute, per il dono dell'affetto, dell'amicizia, e così via, per aver avuto la grazia, la possibilità di avere un lavoro, e tanti non ce l'hanno. Dire grazie, saper dire grazie, grazie a questa mamma che, ripeto, si prende cura e provvede per i suoi figli. Chi non ce l'ha tutto questo? Ecco, noi siamo qui per pregare per loro, siamo qui per chiedere a Maria perché aiuti, ripeto, la politica a pensare come risolvere alcuni problemi, ma siamo qui a pregare per tanti giovani perché loro stessi intravedano vie di sviluppo, di progresso, di crescita, di impegno. Siamo qui a pregare per tante famiglie, perché da se stesse inizino a costruire la pace, la serenità dei cuori all'interno della propria casa. Chiediamo alla Madonna che dia loro la forza, perché il Signore mette a disposizione dei doni, dei talenti,
ma siamo noi che dobbiamo metterli a frutto. E a volte questo non lo facciamo, perché attendiamo dal cielo l'intervento divino. L'intervento divino c'è già stato a monte, con il dono che il Signore ci ha fatto. Ci ha dato dei talenti che noi dobbiamo impiegare, far fruttificare. Allora oggi, qui tutti insieme, preghiamo attraverso l'intercessione della Madonna che ci aiuti a mettere a frutto i talenti che abbiamo ricevuto, mettendoci insieme tutti in questa bella cittadina di Paola, terra di San Francesco, per far uscire il meglio e non il peggio. Tante volte invece facciamo a gara per far uscire il peggio, ma non solo qui, questo è purtroppo condiviso da tutti gli uomini, ovunque. Però noi cristiani, noi che crediamo, dobbiamo impegnarci seriamente a far sì che i doni, i talenti che il Signore ci ha dato, li mettiamo a disposizione degli altri per creare un clima di serenità, un clima di amore, un clima di crescita, un clima di condivisione, per poter far sì che insieme si possa andare avanti, crescere. La divisione, la lite, la contesa è opera del diavolo. E oggi del diavolo ne possiamo parlare tranquillamente, tant'è che festeggiamo l'Immacolata Concezione. Lei lo ha schiacciato sotto i suoi piedi, l'immagine raffigurata ovunque della Immacolata, la vediamo con il serpente sotto i suoi piedi, sotto i suoi piedi. Allora ecco, insieme, da soli non ce la facciamo, ma insieme ce la possiamo fare a vincere il male e a far sì che si possa realizzare una civiltà dell'amore, dove ci sia condivisione, dove ci sia gioia, dove non ci sia solo la critica, il lamento, il puntare il dito, l'accusare sempre l'altro, ma il dire vediamo insieme, non scoprire solamente le nudità dell'altro, ma cercare di mettersi in gioco, di mettere le mani in pasta, e di sporcarsi a volte le mani, ognuno nel proprio ambiente. E dice, ma io che posso fare? Come? Tu sei insegnante, puoi nel tuo ambito fare tanto. E io? Tu sei mamma. Come? E io? Tu sei un papà, sei un imprenditore, sei un lavoratore autonomo, sei un avvocato, sei, non so, un professionista. Puoi. E io, e tu giovane, con la tua risorsa, con la tua intelligenza, con la tua carica di emotività, ma anche di voglia di vivere, puoi fare tanto per la tua terra, per la tua città. Allora ecco, oggi vogliamo dire grazie, lo ripeto ancora, alla Madonna, di quanto noi abbiamo ricevuto, di quanto abbiamo. Diciamo grazie e preghiamo perché i nostri doni possano essere messi a frutto e possano produrre opere buone per coloro che non hanno quello che noi abbiamo. Non possiamo vivere solo ripiegati su noi stessi, guardando sempre solo le nostre problematicità, che a volte neppure esistono, magari ce le inventiamo, ce le creiamo, ma alziamo lo sguardo guardandoci intorno e condividendo quello che siamo e anche quello che abbiamo con i nostri fratelli. La Madonna ci aiuti a portare avanti questi propositi e benedica tutti noi, questa comunità, questa città di Paola, la protegga dagli attacchi del maligno,
che cerca di creare divisioni, liti, rancori, odio, violenze. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, ci rivolgiamo con fiducia a Dio per mezzo di colei che con il sì non solo è diventata madre di Cristo, ma anche madre nostra. Preghiamo dicendo insieme: per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa che cammina nel tempo, chiamata ad evangelizzare l'umanità in nuove e difficili situazioni, perché trovi sempre gesti e parole nuove per annunciare a tutti la parola che non passa, preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per questo nostro mondo, dove il male sembra talvolta avere il sopravvento, perché mai venga meno la certezza della vittoria di Cristo e del suo regno di verità, di giustizia e di amore, preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per le nuove generazioni, perché non si lascino rubare la speranza, ma si impegnino nella Chiesa e nella società civile per promuovere tutto ciò che è vero, buono e giusto, preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per quanti nelle nostre case, negli ospedali e in tanti altri luoghi sono segnati nel corpo e nello spirito dalla sofferenza, perché trovino nella fede e nella cristiana solidarietà motivi per credere e sperare, preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Padre buono, in Cristo tu ci hai fatti figli adottivi ed eredi della tua gloria. Per intercessione di Maria, benedetta fra tutte le donne, liberaci dal male e sostieni il nostro cammino verso la pienezza della vita. Per Cristo nostro Signore. Termina così la liturgia della parola. Inizia adesso la liturgia dell'Eucaristia, all'interno della quale il celebrante Don Bruno Di Domenico, attraverso la consacrazione, trasformerà il pane e il vino nel corpo e nel sangue di Gesù Cristo. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, Signore, il sacrificio di salvezza che ti offriamo nella festa dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. E come noi la riconosciamo preservata per tua grazia da ogni macchia di peccato, così per sua intercessione fa che siamo liberati da ogni colpa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai preservato la Vergine Maria da ogni macchia di peccato originale, perché piena di grazia diventasse degna madre del tuo Figlio. In lei hai segnato l'inizio della Chiesa, sposa di Cristo senza macchia e senza ruga, splendente di bellezza. Da lei, Vergine purissima, doveva nascere il Figlio, agnello innocente che toglie le nostre colpe, e tu sopra ogni altra creatura la predestinavi per il tuo popolo, avvocata di grazia e modello di santità. E noi, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Salvatore, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. E ora con la libertà dei figli insieme diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito di Cristo risorto, scambiatevi un segno di pace. Maria, Regina della Pace, tu che sei immacolata, aiutaci a capire che la prima pace che dobbiamo raggiungere è quella del cuore liberato dal peccato, e fa che così purificati possiamo noi pure farci costruttori di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, amen.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola di Dio sarà salvato. Gesù mio, credo che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi allontani più. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, in sconto dei miei peccati e quelli di tutto il mondo. Abramo concepì Isacco nella fede, nella promessa di Dio, e divenne padre di molti popoli. Ugualmente Maria concepì Gesù per mezzo della fede. La concezione virginale di Gesù fu opera dello Spirito Santo, ma per mezzo della fede di Maria. È sempre Dio che opera, ma attraverso la collaborazione dell'uomo. Credere, infatti, è rispondere con fiducia alla parola di Dio, accogliere i suoi piani come se fossero propri e sottomettersi in obbedienza alla sua volontà per collaborarvi. La fede vuole sempre, in primis, la fiducia di Dio e poi la professione di ciò che si crede, poiché con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Una volta riconosciuta vera la parola di Dio, Maria credette alla concezione virginale di Gesù e credette pure alla volontà di Dio di salvare gli uomini peccatori. La volle aderire a quel piano lasciandosi coinvolgersi. Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. Dalla sua fede quindi nacque Gesù e pure la Chiesa. Perciò, insieme ad Elisabetta che esclamò «Beata colei che ha creduto all'adempimento delle parole del Signore», ogni generazione oggi la proclama beata. La Chiesa ha il compito di contaminare nel mondo la missione materna di Maria, quella di comunicare il Salvatore al mondo. Il cristiano di oggi deve fare proprio il piano di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati, proclamando la propria salvezza e lasciandosi attivamente coinvolgere nel portare la salvezza al prossimo, poiché in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Thank you.
prima di concludere questa celebrazione volevo dare alcuni avvisi. Intanto lunedì 16 dicembre arriverà qui a Paola la statua pellegrina della Madonna di Fatima. È un evento straordinario, penso per tutta la città, bello da vivere insieme. Resterà in mezzo a noi per una settimana. La popolazione, quindi tutti i cristiani, sono invitati ad attendere la statua pellegrina della Madonna di Fatima su piazza 4 Novembre, quindi qui in piazza, alle ore 16:30 di lunedì 16 dicembre. Vi invito, ecco, a vivere con noi questo momento bello, festoso, di questa presenza straordinaria in mezzo a noi. E poi durante la settimana potrete venire a pregare davanti alla statua della Madonna di Fatima nella chiesa del Rosario. Solo un giorno si sposterà, il giovedì pomeriggio la porteremo presso il nostro ospedale. Mi sembrava significativo e importante, ecco, far visitare alla statua della Madonna un luogo di sofferenza dove tanti nostri cari cittadini e anche della zona del Tirreno vivono situazioni di difficoltà nel corpo, e quindi una vicinanza della Madonna certamente li sosterrà, li incoraggerà e certamente nella fede li rialzerà anche dalla loro malattia. Quindi vi invito a vivere con noi questo momento. Poi volevo chiedervi, siamo nell'imminenza del Natale, quindi sabato, che è, io con le date oggi faccio confusione, sabato 14 e domenica 15, quindi sabato e domenica prossimo, nella Chiesa del Rosario facciamo la colletta alimentare per poi fare dei piccoli pacchi a sostegno di alcune famiglie che sono nel bisogno. Tanti stanno venendo a chiedere e quindi già in vista del Natale. Noi non abbiamo il banco alimentare per una scelta nostra, perché vogliamo che siamo noi a sostenere, non altri, non ci devono sostenere altri e noi facciamo il passamano. Dobbiamo essere noi a dare del nostro. E vi prego anche, ecco, di non dare soldi. Tante volte dite, d'ombro vi do i soldi, 5 euro, 10 euro, fate voi. No, è meglio ed è bello che siate voi ad andare mettendovi in gioco in prima persona, cioè andate, comprate un chilo di pasta, quello che volete, beni a lunga conservazione naturalmente, è quello che volete e che potete. Siate generosi come sempre lo siete e quindi non c'è da raccomandarvi nulla. Quindi sabato e domenica naturalmente, anche durante già la settimana, se volete potete portare già qualcosa. Prima di concludere voglio dire grazie alle suore domenicane che hanno animato la nostra celebrazione eucaristica con il canto. Le ringrazio non solo per oggi, evidentemente, la loro presenza è costante nella nostra parrocchia, non solo per l'animazione liturgica, ma anche per altri servizi, per quanto riguarda l'amministrazione e per quanto riguarda anche l'ufficio della parrocchia. E poi il lavoro che svolgono nella città di Paola è sotto gli occhi di tutti, quindi grazie alla loro presenza per oggi e per tutto quello che fanno. Ancora voglio dire grazie, e permettetemi di farlo pubblicamente, al sindaco e attraverso di lui alla giunta comunale per aver compiuto un gesto di attenzione nei confronti della mensa solidale. In questo periodo tutti noi abbiamo ricevuto la TARES, la nuova tassa che è venuta fuori da tutte le parti chiaramente, e la mensa, ecco, ha ricevuto un esonero
dal pagamento la struttura della mensa, quindi il palazzo di Montevergine, dove è ubicata la nostra mensa, dal pagamento di questa tassa. Quindi questo ci aiuta anche ad evitare ulteriori spese, ma soprattutto mostra un segno di attenzione e di vicinanza verso questa realtà che è della città tutta di Paola. Grazie quindi. E ora compiamo questo gesto bello, solenne, di offrire a Maria la corona di fiori. Sono le nostre preghiere, sono i nostri desideri, sono le nostre attese, le nostre speranze. Affidiamo, ecco, attraverso le mani dei vigili del fuoco tutti questi nostri desideri e anche le nostre intenzioni, che vengano portate vicino alla statua della Madonnina e lei le possa accogliere e portare al figlio suo Gesù, perché vengano esaudite se sono secondo le intenzioni del Signore. Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, guarisca in noi le ferite di quella colpa da cui, per singolare privilegio, hai preservato la Beata Vergine Maria nella sua Immacolata Concezione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. Ecco, è arrivato il momento molto atteso in questa che è la celebrazione eucaristica all'interno del quartiere Rione Giacontesi. Cioè, il sindaco adesso consegnerà, dopo aver ricevuto appunto la benedizione da parte appunto del sacerdote, la corona, che verrà consegnata direttamente nelle mani dei vigili del fuoco, uno dei quali salirà questa scala per giungere proprio sulla parte alta di questa colonna che troneggia il piazzale della Madonnina e offrire così questa ghirlanda di fiori, che sono in modo particolare, lo possiamo vedere, delle rose gialle, alla Madonna, per l'appunto a Maria Immacolata. In questo momento ci sono i vigili del fuoco che in coppia, naturalmente preservando tutto ciò che riguarda la sicurezza, salgono e giungeranno tra pochi istanti sulla cima della scala e quindi raggiungeranno la statua della Madonna. Ci sono quasi e in questo momento si provvederà ad andare ad agganciare con dei lacci particolari la corona alla Vergine Maria, mentre il canto delle suore domenicane in concomitanza con quella del popolo che è giunto qui ad assistere alla celebrazione eucaristica, cantano gli inni a Maria, si sta consumando quello che è l'omaggio floreale che è appena avvenuto in questo momento. Con queste belle immagini termina l'appuntamento con Incontro con Dio. Io vi ricordo che giorno 16 dicembre giungerà a Paola la statua pellegrina internazionale
della Madonna di Fatima. Come ricordato da Don Bruno, verrà accolta dai fedeli in piazza 4 novembre alle ore 16.30. Per questa occasione sono previste novità e festeggiamenti particolari a cui consiglio appunto di non mancare. Incontro con Dio termina e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, augurandovi buona domenica. Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pio, dolce Vergine Maria. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. Buona domenica e buona festa a tutti. Grazie.